Avevamo lasciato la nostra Maya così a 35, vediamo di portarla a 50. La prima skill che io andrei a raggiungere è Devastazione. Man mano che i nemici diventano più tosti, è sempre infatti più difficile farli fuori mentre li teniamo in blocco di fase. E per i box sui quali blocco di fase non funziona, potremmo anche pensare di applicarlo un minion per poi poter sparare con più efficacia sul boss. Io li spenderei proprio tutti e 5 i punti. Ecco. E adesso è il momento di spostarsi sul ramo moto. Un po' di cure per gli scudi, sì, accelerazione, prima o poi arriveremo anche da te, ma cominciamo con respingente. Questi bonus per gli scudi renderanno il B molto più appetibile e uno di quelli preferiti da Maya. Pensate, il ritardo di ricarica per un B tipico da 6 secondi e rotti diventa poco più di 3. E ora, sospensione, aumentiamo la durata di blocco di fase. Davvero senza pensieri questa scelta. Direi gli ultimi 4 punti. Avevamo lasciato la nostra Maya così a 35, vediamo di portarla a 50. La prima skill che io andrei a raggiungere è Devastazione. Man mano che i nemici diventano più tosti, è sempre infatti più difficile farli fuori mentre li teniamo in blocco di fase. E per i box sui quali blocco di fase non funziona, potremmo anche pensare di applicarlo un minion per poi poter sparare con più efficacia sul boss. Io li spenderei proprio tutti e 5 i punti. Ecco, e adesso è il momento di spostarsi sul ramo moto. Un po' di cure per gli scudi, sì, accelerazione, prima o poi arriveremo anche da te, ma cominciamo con respingente. Questi bonus per gli scudi renderanno il B molto più appetibile e uno di quelli preferiti da Maya. Pensate, il ritardo di ricarica per un B tipico da 6 secondi e rotti diventa poco più di 3. E ora, sospensione, aumentiamo la durata di blocco di fase. Davvero senza pensieri questa scelta. Direi gli ultimi 4 punti. E ora mettiamo alla prova questa build. Prima Cauldron. In realtà ho già fatto la prova da Fink in UWOKM, ma meglio andare in crescendo, no? Il Cauldron non è una mappa facile, secondo me, per Maya, che non ama stare troppo sotto i nemici. Una media distanza sarebbe quella ideale. Deve prendere visione del campo, avere il tempo di caricare l'abilità d'azione. Non è insomma un Salvador o un Krieg che si possono buttare letteralmente nella mischia. È vero, di coperture ce ne sono, per Bacco. Però i nemici spuntano da tutte le parti a 360 gradi. Io mi trovo bene appiccicandomi alla Grog Nozzle o alla Ruby. Me ne stacco solo quando ho una kill facile. State sempre in movimento e idealmente cercate sempre di muovervi verso una copertura. Con blocco di fase, potendo scegliere, date sempre priorità al nemico più tosto, a quello più pericoloso. Pensavo che fosse quel golì lassù, in realtà alle spalle mi è arrivato un nomade con lanciarazzi. Pericolosissimi questi. E a volte il blocco di fase serve a tenere fuori dalla mischia uno, ma in realtà poi potreste anche sparare ad un altro. Prima che mi scoppi in faccia. Ok, direi che si sta comportando più che dignitosamente. Chiaramente i cecchini, sempre per il discorso di prima, per tenere le distanze e alleggerire un po' la pressione da lontano, sono un'ottima opzione per Maya. Certo, non potrà essere sempre il Pimpernel, direi poi dal 50 in su, quando tutto scala, insieme al personaggio, che il Yuda sarà sempre da farmare. Non dico tutti i livelli, ma ogni 2, 3, 4 livelli. Discorso simile per loro, non dimentichiamoci che le Herald sono disponibili anche per Maya. Vuoi morire? No, sarà lui a uccidere me. Ok, build approvata per quella coda PvHM, perché poi sapete che è meglio non esagerare, per cui era giusto per scaldare i muscoli. La sfida si sposta in realtà subito in UWHM quando siamo a livello 50. E non voglio barare, insomma, non è che potremo rifarmarci quando vorremo la Sandwalk. Per cui mi sembra più corretto affrontare l'arena in
modalità cacciatore definitivo, andandoci a prendere l'arma che potremo davvero rifarmare, e comunque non sarà forte come la Sandwalk, ma è una bestiolina. Ovviamente mi sto riferendo alla Sco. Sto entrando nelle caverne al Frostburn. Devieremo sulla sinistra verso i laghetti, dove troveremo lì l'arma che sarà come al solito tranquilla ad aspettarci. Tenetelo ben presente, ad ogni livello potrete ritornare qui e trovare un lasco al vostro livello. Fantastico. Ecco il laghetto. Già si intravede. Mia. Spara una vera gragnuola di colpi che formano, è per questo che è chiamata l'arma dei tori, la sagoma stilizzata in un toro, tipo quelle delle pitture primitive, tipiche dei cavernicoli. Si va allora al Fridge e poi subito alla Fink's Slaughterhouse. Accettiamo da Fink la sfida al primo livello. Grog Nozzle o Ruby, Lasco. Poi potremmo metterci appunto un Liuda invece del Pimpernel, per rendere la sfida un po' più veritiera, mentre avremo il tempo di raggiungere 72, far scalare tutto e ottenere poi le armi preferite tipo Sandwalk al massimo livello. Sto meditando anche se tenere il mod di classe, che non è poi così difficile da trovare, essendo già arrivati a 50. Potremmo comunque ripiegare su un blu, che non si nega a nessuno, giusto? Abbiamo visto quanto sia facile ottenerli. E beh, la build quella che abbiamo visto prima. 3, 2, 1, si dia inizio alla strage! Voglio vederti morire! Smetti di lottare! Mi sono lasciato subito quasi sorprendere alle spalle. Qua sto usando le Quasar o le Stormfront, adesso non mi ricordo esattamente. Con l'idea di ricaricarmi velocemente la salute impugnando la Grog. Il Lasco è una bestia. A corto di salute, un po' al riparo, lancio una granata, impugno la Grog Nozzle e siamo a posto. Critico. Come accennavo prima, a volte è utile mettere in blocco un nemico ma sparare ad un altro. Poi in realtà una catena fa comunque danno anche su quello che è un blocco di fase, se sono abbastanza vicini. Era preferibile, perché più pericoloso era quello che mi stava venendo incontro. Ed è veramente bello avere un tempo di ritardo di ricarica del B così breve. Io mi ritengo soddisfatto, però vorrei anche assaggiare il sapore di Raid Boss, che però qui non ho disponibile a livello 50. Sì, sarei dovuto magari entrare appena possibile in UHM e forse in un livello 2 finire il DLC di Scarlet. Però pensando a chi vedrà nel livello 72 il level cap da raggiungere, potrebbe anche dire aspettare a giocare il DLC appunto quando si è a livello 72 per ottenere le armi migliori al livello massimo. E allora torno in TVHM. La sfida è comunque interessante. Eh sì, Periperius, guardate cosa mi ha combinato la prima volta, ma non è possibile. Ma gli mancava un millimetro. Ma non tutto il male viene per nuocere,
mi si è acceso un neurone, ci sono diverse skill che sono sulla kill, sull'uccisione di un nemico che ha poco senso qua con Iperius, o altre che purtroppo, non potendo metterlo in blocco di fase, non si attivano. Non tutte, alcune tipo devastazione funziona, ma non ad esempio reazione a catena. Allora, beh, occhio della mente va bene, ma non dolce liberazione. Sì, potremmo uccidere un minion, un robo, però direi devastazione. Caricatore e velocità di ricarica, ok. Immolazione è buona e in particolare lo è, poi vediamo perché, anche con Iperius. E non mi sto riferendo a exploit, glitch, che probabilmente sono ancora attivi e andrò prima o poi a sperimentare. No, mi sto riferendo a tecniche, diciamo, legit. Non è per niente impossibile, infatti, ritrovarsi proprio a fine sfida con Iperius senza scudo e noi in lotta per la vita. A quel punto, con un lanciarazzi fuoco e immolazione, potremmo dare il colpo finale. Investo tutti e 5 punti. Reazione a catena mi pare proprio non funzioni senza un vero blocco di fase, mentre possiamo andare tranquilli su Nuvola Assassina. E ora un dubbio ce l'ho se mettere punti in Helios o in Contagio per raggiungere Mietitrice. Helios si attiverebbe anche senza un vero blocco di fase, però ho il dubbio se quel nemico vicino si intenda anche Iperius stesso, su cui potrei lanciare il blocco di fase. Viceversa, ho certezza che Contagio mi sarà molto utile, perché dovrò combattere prima con armi corrosive per i robot e poi con armi incendiarie, Sandwalk, contro Iperius stesso. Ho scelto, dai, 5 punti in Contagio e quelli che mancano per poter scendere poi fino a Rovina li metto in fiammata. Respingente è un must. Ora, pur sapendo che ci sono dei bei giochetti che si possono fare con riflesso cinetico, poi definirli glitch o exploit, boh, non so, per il momento vado sul tradizionale con velocità. Allora, e questa non è la mia guida per i pesi, cioè giusto così, un assaggino. Ricordate quando un paio di video fa vi ho detto farmate tutte le varianti possibili e le più potenti per la Sandwalk a seconda della vostra resistenza nel farming? Questo è uno dei perché. Iperius è debole al danno fuoco, Sandwalk fuoco. Alla partenza, e poi lo farà periodicamente, rilascerà delle nove potentissime. L'idea è intanto quella di fargli più danno possibile, grazie al B e alla Sandwalk in questo caso, e poi nascondersi lì sulla mia sinistra dietro il pilastro d'acciaio. Al riparo, ma ricordatevi che ce n'è una subito seguita da un'altra di nove. Iperius ha invocato questi quattro robot che lo supportano nel tenere attivo il suo scudo, quella cosa cilindrica giallina che è intorno a sé. Non è impenetrabile, però riduce tantissimo il danno. E in più è riflettente. E questo apre interessanti possibilità quando anche Maia dovesse abusare della sua skill riflesso cinetico, ma questa è un'altra storia. Sia Iperius che i suoi minion lanceranno delle bordate di razzi che sono però facilmente evitabili e noi faremo come gli indiani nel Far West quando assaltavano le carovane e si mettevano a correre in cerchio. Noi faremo lo stesso. Finché anche solo uno dei robot sarà collegato con quel fascio luminoso giallino-arancione a Iperius, quest'ultimo avrà lo scudo attivo. Danneggiando a sufficienza un robot andrà in autoriparazione, ma non ci rimarrà in eterno, quindi dovremo sbrigarci, perché l'idea è quello di mandare in autoriparazione tutti i robot vivi in quel momento. Solo così Iperius abbasserà lo scudo. Occhio, perché partiranno le nove. Io mi terrò in vita. Avrei anche potuto, ed è una cosa saggia da fare in ogni caso, volendo, soprattutto in UVOKM, cambiare scudo, togliersi il B e mettere uno più resistente, ma qui ho visto che è sufficiente tenersi in vita sparando con la Grog Nozzle. A seconda di quanto saremo stati svelti ad abbassare lo scudo, avremo alcuni secondi in cui potremo fare danno al bestione. Una buona tattica è anche quella di far fuori tre robot, tenendo uno solo, e poi gestire le fasi di abbassamento scudo, faccio danno, con più tranquillità. Ora in THM come va, vedete che ho già abbassato metà della salute, però occhio a non abbassarla troppo, perché? E se questa andrà infatti al di sotto, anche con un solo robot presente ancora vivo,
di circa un terzo, tenete presente come riferimento la scritta Hyperius l'Invincibile. Ecco, non andate sotto la E per intenderci. Avendo ancora, che so, un paio di robot quasi full vita. Perché in quel momento, quando andrà al di sotto della soglia di salute, Hyperius comincerà ad andare in una fase di rage, di rabbia. Comincerà a zompare a destra e a sinistra in modo casuale, ogni volta che atterrerà tenterà di spararvi, e spesso la farà una nuova, e poi dovesse anche beccarvi, calpestarvi, sarebbe un lotta per la vita istantaneo in pratica. Quindi no buono arrivare in questa fase di Hyperius canguro con i robot attivi, perché poi gli manterrebbero anche lo scudo. Ma non va bene neppure far fuori tutti i robot, perché andrebbe in modalità canguro con tutta la vita. Lì, insomma, già ce la si fa appena appena quando ne avanza un terzo, ci vuole un briciolino di fortuna, quando poi dovesse averla quasi tutta, ma anche due terzi, troppo dura. In conclusione, una possibile strategia è quella di superare alcuni cicli di abbassamento dello scudo e di abbassamento della sua salute, cercando di portare tutti i robot a fine vita, magari fatene fuori un paio, al limite dicevo anche tre, ne ho un solo via. Così che quando comincia a fare il salterino, si cerca di far fuori l'ultimo robot e si potrà combattere solo contro di lui, che ce n'è a sufficienza. Armi assolutamente corrosive per i minion, va benone la sandbox ovviamente, ma anche la fibber o un plasma caster, granate corrosive, ma certo, oppure le quasar per concentrare, avvicinare tra di loro i robot e fare danni a tutti loro insieme. Ho deciso di rischiare, fargli danno mandando al di sotto della soglia canguro. C'è comunque un robot che dovrei cercare di far fuori prima che possa, ecco, l'ho buffato. Però dovrei avere poca vita, dovrei farcela, è rimasto da solo. Dai, bello. Tenete sempre l'occhio sulla salute, quando va al di sotto Nozol, quella che avete, Ruby, Transfusion, non fatevi cogliere impreparati dalle 9. Il robot ce n'è andato, adesso c'è una questione tra me e lui. Non abbiate troppa fretta, cercate di non fare come me, ma di anticipare un po' prima i suoi saltoni, ed è qui che non raramente potreste scoprire di aver fatto bene a investire punti in immolazione, perché dai dai arriva il saltone che vi appiattisce, avendo con voi, non dico il Norfleet perché sarebbe barare, prima facciamolo fuori e otteniamolo da lui il Norfleet. Aiaia, vedi, troppo poca salute. Ui. E, ma va bene un Topnea o un PBFG fuoco naturalmente. Se per caso dovesse mandarvi in lotta per la vita, io non lo farò apposta. Occhio alla sequenza. La vita quasi azzerata. Prendi la Gronosol. No, ho aspettato troppo. Lotta per la vita. Questo punto in braccio però il lanciarazzi è un badaboom, quindi lo trovate anche facilmente. Fuoco da Rekong. Ce l'avrei fatta anche con più vita, parecchia più vita. È veramente forte in questa situazione immolazione. Poi sì, teniamo conto che siamo in TVHM, non a modalità definitiva. Sorpresa, come è capitato penso a diversi tra voi, in TVHM il mister non droppa cristalli serafici. Penso per, anzi sicuramente per impedire che entrando con un personaggio ad alto livello uno possa farmare, così come si può fare con i dragoni, l'Iridium, i raid boss in TVHM e prendere facilmente tonnellate di cristalli. Ma intanto la soddisfazione di averlo fatto fuori, e poi si impara in una situazione più rilassata la meccanica per applicarla poi bene in VHM, magari a 72 o a 80. Vi sto intanto mostrando l'equipaggiamento e poi la build. È tutta roba farmabile in tempi ragionevoli. Il B è un B qualunque, non mi sembrava corretto usarne uno elementale, è così difficile dropparne uno. Il mod leggendario non è neanche dispensabile, però è parecchio utile. Queste le potete beccare da Pit, sapete che Pit lo si può far fuori molto facilmente. Reliquia, nulla di che. Ecco, mi sono solo concesso questa gatta leggendaria, ma chi dovesse avere il DLC nuovo si fa la svelta a tenerla.
Beh, la build in realtà l'ho già mostrata prima. E se i raid boss non droppano, poi facciamo un saltino anche da pit, non potremmo sfruttare in qualche modo, come si faceva con i gettoni della Torg, le slot machine a Flamerock nel bar taverna, dai, di Moxie, quando escono i tre dadi a 20 facce, e esco con una certa facilità, devo dire, se esce, mi pare, 18-19, otterrete come ricompensa 3 cristalli serafici. Ho voluto provare una mezz'oretta, sperperando quei 300-400 iridium, vabbè, dai. Ma la sapete una cosa? Se ci andate in momenti particolari, magari quando siete passati di livello e volete qualche arma nuova, blu o viola, è abbastanza facile ottenerne. Più facile, molto più facile che non a Sentry, per intenderci. Poi spesso vi darà come premio del iridium. Ho ottenuto anche una leggendaria. Certo, poteva essere una leggendaria, ce n'erano tante, no? Veramente tante, ma perché mi ha voluto dare proprio il credo? Ma dai! Vabbè, adesso non riesco più a trovare, mi sa che l'ho cancellata, la clip in cui mi dava davvero i 3 cristalli. I conti sono questi: mezz'ora di gioco, 3 cristalli, non so neppure se sono stato magari particolarmente fortunato. Non vale proprio la pena, non vale proprio la pena. Se avevate rosicato insieme a me per quella quasi kill da 1 millimetro contro Iperius, allora non so cosa potremmo dire di questa. Ma andava giù con uno sputo in più, un solo sputo in più, ce l'avrei fatta. Cos'è, un micron? La barra della salute, meno di un micron. Oh, qua ho perso un po' la testa. E anche la partita. Riproviamoci. Dunque, qui non c'è bisogno di usare il trespasser o l'amico sincero con Maya, lui a 50, TVHM e questa. Ma dai. Volevo difendermi dalla nova, ma ho scelto male i tempi. Beh, in ogni caso, far uscire i ragnetti, metterli in blocco di fase per sfruttare i benefici e fare più danno a Pit, comunque ci sta. Qua conviene, beh, insomma, è quella più facile da droppare, avere anche una sandwalk non elementale. E, cosa che io non sto equipaggiando, una reliquia per abbassare il tempo di cooldown dell'abitazione, o che migliora il ritardo di ricarica del B. I formi ragnetti cominciano a diventare problematici, in particolare di solito riesco a saltare al riparo da 2 o 3 bordate di 9 dietro qualche riparo. I formi ragnetti 13 livelli sopra il mio cominciano a pizzicare, devo dire. E sa che se mi toccano è quasi un one shot. Ho ciccato quei 2 o 3 turni al riparo dalle 9 che di solito mi riescono e sono qui. Però lui è abbastanza... Oddio, sto zitto perché visto cosa è capitato prima. Oddio. No. Ai. Ci sei? No. No, non farmi rivivere ancora questo incubo. Qui siamo nel ridicolo, va, va. È ancora vivo, è ancora vivo, quella carogna è ancora viva. Sputa, sputa.
D'accordo, non potremmo definirla, come dire, una kill gloriosa, ma kill è. E va a fan bagno. Mi preparerò meglio per il livello 72 e o 80. Ed è per livello 72 e la Letia build che vi do appuntamento. A risentirci.